Ehi, cari amanti delle avventure e dei viaggi in giro per il mondo! Qui il vostro blogger di fiducia con un aggiornamento decisamente incandescente dall'Italia. L'incantevole montagna vulcanica dell'Etna è tornata a darci spettacolo con un'attività eruttiva davvero straordinaria. A causa della maestosa performance dell'Etna e della sua cascata di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono state messe in pausa fino alle prime luci di domani. Quindi, amici viaggiatori, se avevate in mente di solcare i cieli o di toccare terra a Catania, dovrete pazientare un po'. Per tenervi aggiornati in tempo reale su quando potrete finalmente alzare il naso al cielo, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale dell'aeroporto www.aeroporto.catania.it. Troverete tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione inerenti l'aeroporto catanese. Ah, e attenzione a chi aveva prenotato un biglietto verso la meravigliosa Catania! I voli sono stati dirottati temporaneamente verso Palermo, ma non temete, raggiungerete la vostra destinazione in sicurezza. Certo, c'è sempre un po' di imprevisto nel mondo dei viaggi, ma non è proprio questa l'essenza dell'avventura? Nel frattempo, la città di Catania è stata avvolta da un manto di cenere, trasformandola in una sorta di paesaggio surreale. Il sindaco Enrico Trantino ha addirittura decretato un periodo di circolazione ristretta per i veicoli a due ruote e limitato la velocità delle automobili per garantire a tutti una guida sicura. Dalla parte più tecnica, l'Osservatorio Etnico dell'INGV ci ha dato un aggiornamento sulla danza di fuoco dell'Etna. L'attività stromboliana è diventata una vera e propria fontana di lava, con una nuvola eruttiva che ha fatto il giro del vento verso sud. E, come se non bastasse, c'è anche un flusso lavico che scorre dal lato meridionale del cratere a un'altitudine di 2.800 metri. Dal punto di vista dei terremoti, le vibrazioni vulcaniche e l'attività infrasonica sono in costante aumento. E per finire, una curiosità, il sindaco di lingua glossa, Luca Stagnitta, ha emesso un'ordinanza che mette una pausa alle avventure nelle zone più alte del versante nord dell'Etna. Una decisione saggia, considerando il balletto di fuoco che sta accadendo là sopra. Quindi, cari viaggiatori curiosi, tenete gli occhi sul cielo e gli auricolari sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa straordinaria performance vulcanica. E ricordate, anche quando la natura prende il palcoscenico, l'avventura è sempre dietro l'angolo. Stay tuned e stay safe. Grazie per aver visto il video. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perderti il prossimo spunto di viaggio.